oggi non è più il Partito Comunista della, diciamo, il vecchio Partito Comunista che intendeva la dialettica della storia e dei rapporti di massa diversi da quello che oggi c'è. La nostra società propone una composizione della società diversa, quindi è chiaro che il comunismo di ora è diverso. Deve, intanto oggi siamo PD, siamo un partito democratico. Che è una collocazione centrale, che, centrista. Che è più aperta, che è aperta, aperta anche ai valori cattolici, che aperta, anzi si fonda, credo, sui valori cattolici, perché abbiamo scoperto che la maggior parte degli iscritti sono cattolici, sono cristiani. Ma sono siamo già in trasmissione, vero ragazzi? Sì, sì. Siamo già in trasmissione, quindi abbiamo iniziato, no? Che è fantastico. Ma un pezzo di sigla la mandiamo? Possiamo? Andiamo con la sigla allora e poi si parte. Questo Vabbè. È il fuori onda che metteremo. Ah, lo metteremo pure? Certo. Vabbè. Carino, però un pezzettino piccolo. Bello, no? Però... Eccoci. Ladies and gentlemen, dagli studi di 091 TV va in onda una nuova puntata di Face to Face. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e un buon Natale e benvenuto al nostro sindaco di Marineo, Franco Ribaudo. Ciao, come stai, sindaco? Buongiorno, grazie, sto bene, benissimo. Vigilia di Natale oggi. Poi vigilia di Natale siete stati. E lavoriamo. Ci predisponiamo alla serenità del Natale. La serenità del Natale, come vedi stiamo lavorando, sì, noi siamo in onda, sappiamo che tra domani e dopodomani i giornali staranno a riposo come è loro abitudine, quindi non ci saranno quotidiani, non si parlerà né di Berlusconi e tantomeno di Bersani, meno male. E ancora meno di Monti. Meno male. Meno e ancora male. Meno di Monti. Ma perché ti abbiamo invitato, caro sindaco? Appunto perché sei un sindaco e siccome ieri in una trasmissione gestita da Giletti, dove c'era ospite Berlusconi, abbiamo constatato, visto, approvato in parte no, questa nuova idea di Berlusconi di fare un gruppo di specialisti del suo team, quindi un governo fatto con i sindaci italiani. Quindi dice che chi meglio degli amministratori locali può fare un governo italiano? Qual è il tuo pensiero? Franco? Bella questa, mi dispiace che lo scopre ora, quindi non più i suoi collaboratori delle agenzie di pubblicità, adesso i sindaci. Peccato che qualche anno fa proprio il governo Berlusconi ha intrapreso una campagna di guerra contro gli enti locali, perché dovete sapere che per gli anni 2011, 2012, 2013 sono previsti il 40% dei tagli dello Stato verso gli enti locali. E questo l'ha fatto il governo Berlusconi, non è che l'ha fatto... come fa ora a dire, prendiamo i sindaci, se i sindaci in questi anni sono stati massacrati da una programmazione di tagli, e l'ultimo l'abbiamo avuto quest'anno, 2012, è stato pesantissimo. Pensa, nel 2012 nel mio comune sono stati tagliati 750.000 euro di trasferimenti. 750.000 euro? 750.000 euro per un trasferimento di 3 milioni di euro. Cioè, tu non, a quel punto ti blocchi, non puoi fare più garantire i servizi. Ecco, con tutta la buona... Adesso va di moda richiamare i sindaci, perché i sindaci sono stati gli unici a far essere front office dell'istituzione anche in un momento di crisi. Cittadini che si rivolgono alla prima istituzione che hanno davanti, che è il comune, e il comune non è messo nelle condizioni di dare risposte perché appunto le risorse vengono tagliate. Ma non è stato tagliato il trasferimento solo, è stato tagliato lo Stato sociale, è stato tagliato il fondo per la solidarietà, è stato tagliato il fondo per le persone non autosufficienti. La vicenda della SLA degli altri giorni ce lo dice chiaro. Adesso hanno cercato di recuperare, il governo Monti ha recuperato qualcosa prima di chiudere la legislatura, ma è chiaro che ci sono stati dei tagli pesantissimi. Mi fa piacere che adesso tutti ricorrono ai sindaci, perché i sindaci hanno dimostrato di poter tenere ancora la coesione sociale, e sono l'unica categoria, pur non avendo la bacchetta l'unica magica. L'unica categoria di politici che ancora non hanno perso la faccia, che ancora sono stimati, tutto sommato, in linea di massima, dal popolo italiano. Senti, Berlusconi, tra l'altro dice noi ci rivolgeremo ai sindaci perché forse potrebbe scattare un premio per qualche sindaco e portare soldi nel proprio comune. Ma se lo fa con questa idea è veramente sbagliato. Del resto, insomma, Berlusconi ne dice uno al giorno, magari domani dirà che i sindaci sono tutti da buttare a mare. Conosciamo i passi in avanti e i passi indietro che fa Berlusconi su tutti gli argomenti, quindi sicuramente non è per niente credibile questa cosa di Berlusconi. Lo fa semplicemente per accumulare consenso, per cercare di arrivare a una certa percentuale che gli salvaguardi la presenza appunto delle istituzioni. Ma tu dal punto di vista nazionale come la vedi l'uscita di nuovo Berlusconi? Bersani sarà vicino a Monti o sarà il vostro premier? No,
non ci sono dubbi, con le primarie l'abbiamo certificato, l'ha certificato tutto il popolo italiano che Bersani deve essere candidato, perché le primarie sono state aperte, hanno votato tutti, sì, sì, è tutti i cittadini. Roba di qualche giorno, se non ricordo male. Sì, 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 le primarie. Poi di questo ti devo chiedere qualcosa perché mi pare che tu sei dentro. Ha dimostrato che la gente ha voglia. Abbiamo rinsaldato, ecco, secondo me abbiamo fatto una cosa, sia pure avendo votato una fascia ristretta di persone, ma abbiamo rinsaldato un po' di fiducia nella politica, nei partiti, perché la gente è andata a votare volontariamente e l'ha fatto, come dire, con grande entusiasmo. E lì abbiamo indicato Bersani, non abbiamo indicato Monti o non abbiamo indicato Inciuci particolare, abbiamo detto il nostro leader è Bersani, poteva essere Renzi, ma ha vinto Bersani, ha vinto con un'affermazione straordinaria, e il nostro candidato premier è Bersani. E i problemi dell'Italia non li possono risolvere sicuramente i tecnici, deve risolvere la politica. Noi ci metteremo... Tu sei contro i tecnici, quindi? No, non sono contro i tecnici. Cioè il tecnico è un tecnico, deve essere un esterno. È un tecnico. Allora, adesso, se ti riferisci a Monti, Monti ha fatto un buon lavoro, è sotto gli occhi di tutti, diciamo che ha salvato l'Italia in una fase di difficoltà in cui l'aveva portata Berlusconi. Sì, però tu sai bene che il pubblico, il popolo... Monti, proprio perché è un tecnico, arriva con l'accetta in mano e taglia. E quando si arriva con l'accetta, quando il pane si vuole tagliare con l'accetta, è chiaro che i pezzi non vengono fatti bene. Però se voleva fare i tagli un po' più equi, doveva anche colpire la politica, quello che non ha fatto. Tu sai bene, il popolo reclama questo, dice perché noi poveri dobbiamo pagare e la classe politica non ha dato niente. Questa della politica già si è innescato questo stimolo che è venuto fuori anche dalla crisi, perché le crisi... nella storia ci insegnano sempre qualcosa, e questa crisi ci ha stimolato a ridurre i costi della politica, a tagliare gli sprechi, si sta facendo, si farà, si deve fare, persino Bersani ha proposto il taglio dei deputati, il taglio della spesa elettorale, il taglio dei trasferimenti ai partiti, quindi queste sono tutte cose che sono nel nostro programma politico, quindi in ogni caso lo porteremo avanti. Sai perché ti dico questo, caro sindaco? È perché proprio ieri, sempre in quella puntata di Giretti, che devo dire è stata una puntata molto istruttiva, noi abbiamo notato appunto delle cose gravissime che riguardano i deputati anche nazionali in quel caso. La vergogna di andare a fare richiesta di rimborso per una lecca o per un uovo Kinder, voglio dire, è una vergogna, sì, cioè un'offesa veramente alla povertà. C'è stato un abuso, e alla città, c'è stato un abuso che ha superato ogni limite. L'abuso oggi è ancora più pesante e lo risentiamo di più perché appunto ci sono famiglie che hanno tante difficoltà, c'è una fascia di popolazione che, diciamo noi, era la fascia media, adesso sta scivolando verso la povertà, e sapere che mentre tu perdi il lavoro, mentre tu perdi la possibilità di guadagnare per la tua famiglia, non hai più lavoro, non hai più un reddito, altri sprecano in quel modo, è veramente un disastro, sono risorse pubbliche. Ma in questo senso Bersani sta facendo qualcosa, sta preparando nel suo programma, sono previste delle azioni violente su quelli che hanno abusato. Devo dire, non lo dico così per spirito, ma sono cose agli atti. Il nostro partito è l'unico partito che presenta i bilanci in Parlamento. Il nostro partito è l'unico che si è posto questo problema da tempo, e quindi il sistema di revisione dei bilanci, di controllo dei bilanci è affidato a società esterne, quindi non lo facciamo internamente come lo fanno tanti altri. E il nostro partito su questo sta lavorando, per carità, anche nel nostro partito ci sono state delle... Però, attenzione, dobbiamo capire che noi siamo un grande partito, ci possono essere degli errori singoli di persone, ma il nostro ancora, per fortuna, è un sistema democratico interno, che ha delle funzioni di controllo, che ha delle funzioni sicuramente ma ancora migliorabile, e ci stiamo avviando verso questa strada. Qual è il tuo pensiero dal punto di vista dei partiti che non buttano fuori questa gente che ha marciato, ha truffato? Ma secondo me questo è un codice etico che noi ci siamo dati. Però sai, il codice etico spesso è un pezzo di carta, l'azione poi ci vuole, quello che il partito deve attuare. Ma attenzione, ci sono tanti partiti che non hanno il codice etico. Del resto in Italia stava andando di moda negli ultimi anni di avere partiti con padroni, diciamo, non più segretari di partito eletti democraticamente, partiti che hanno fatto da padre padrone del partito. Berlusconi è l'esempio, ma poi noi lo vediamo nelle presentazioni di lista elettorale, lista di Pietro, lista Casini, cioè ci mettiamo il nome, che quel nome significa che il padrone di quella coalizione, di quel gruppo, di quel... Anche Grillo stesso. Ma infatti Grillo, la dittatura di Grillo già l'abbiamo sperimentata, e chi non fa come dice lui va fuori. Allora, e quindi questo è stato... Questa è la più democrazia. Il plebiscitarismo.
non è democrazia. Il plebiscitarismo ci ha portato nella storia, sappiamo, ci ha portato brutte cose, ci ha portato in guerra, ci ha portato veramente a dilaniare la nostra società. E il rischio c'era, perché c'è la perdita di fiducia nella politica, tutto sommato è questa, puntare su un uomo solo. Ecco, Bersani, non so se avete seguito anche il confronto a 5 che è stato fatto, più volte lui in tutti i suoi incontri, in tutti i suoi discorsi, ha detto sempre: noi non vogliamo più un uomo solo al comando, mettiamoci insieme, tutti insieme, possiamo farcela, ma se siamo tutti insieme, non più un uomo solo al comando, non pensiamo che un uomo solo al comando possa risolvere i problemi, perché un uomo solo al comando sicuramente non affronterà una situazione così complessa, così difficile che c'è e che sta vivendo adesso il nostro paese, l'Italia. Bersani comunque conserva un buon 3%, anche seppur poco, dico 3%, di vecchiume, così definito dai vostri concorrenti. Trattasi della Bindi, di qualche altro vecchio nome, di cui Bersani non ha avuto, come dire, il coraggio di mandare a casa e di riproporre persone che si ha anche voglia di vedere gente nuova in Parlamento. Volti nuovi, però, possibilmente gente per bene. Ti posso dire che siamo l'unico partito che stiamo facendo del rinnovamento. Comunque lo sforzo c'è, perché un 97% lo stiamo facendo, e secondo me in questa vicenda, insomma, il nuovo è nuovo ed è buono, il vecchio è vecchio e va buttato via. Io non ci sto a questo ragionamento. È ovvio che un processo di rinnovamento che non deve essere chiamato rottamazione, che è brutto, il termine è veramente brutto, è pesante, capisco che ha l'effetto, però... Ha effetto, però... Però vi voglio dire, una Bindi che mette tanta passione, tante... Ma lasciamola all'esterno, però non deve essere buttata fuori dal partito. Ecco, può lavorare collateralmente al partito. Diamo spazio ad altre teste. Il problema è che un passaggio di questo tipo non si fa tutti a casa i vecchi, veniamo tutti i nuovi. Si fa gradualmente. Probabilmente è stato più lento nel passato, ma vi posso assicurare che già da quest'anno, in queste nuove primarie che stiamo facendo, verranno fuori tantissimi nuovi volti. Non si verrà altro, perché il 50% Franco, tu sai bene che è anche brutto esteticamente sapere che c'è un deputato, un senatore che ha 30 anni che si va a fare la barba al Senato. Cioè, ma non parlo di Piede del PD, perché sembra un salone, non sembra più un'istituzione. Ho potuto sperimentare, Francesco, come in piccolo e in grande in qualche modo, ho potuto sperimentare che ci sono dei giovani che hanno una mentalità così vecchia, così antica. Chiaro. Ma la bisogna fare usare un filtro serio. Ma giovane, ma colpa di chi è stato d'esempio. Perché se un giovane consigliere che ha 20 anni fa un ragionamento politico, sia pure di politica locale, quindi di consiglio comunale, come lo facevano i vecchi o come lo fanno in Parlamento, significa che abbiamo ereditato anche un fatto culturale di questa vecchia politica. E quindi il nuovo in che cosa sta? Il nuovo sta nel saper rinnovare le idee, nell'avere una mentalità nuova, rinnovata, nel saper approcciare i problemi in maniera diversa, averla questa elasticità. Quindi succede che uno magari che è considerato vecchio in realtà ha un approccio innovativo nella politica, ha delle idee nuove. Un giovane che è considerato giovane ha un approccio antico, passato, superato, e può essere anche pericoloso. Poi, ripeto, la colpa, la responsabilità può essere anche di quel modello che in questi anni c'è stato, però è così. Quindi non bisogna fare delle brutte un fascio, bisogna distinguere, fermo restando, attenzione, il rinnovamento è positivo, dare energie nuove, non solo facce nuove, perché non è un problema di plastica. Energia, voglia, volontà. Energia, voglia, ma di generazione vera e proprio, anche generazione, perché siamo convinti e siamo sicuri che le generazioni nuove porteranno non solo freschezza, ma porteranno idee nuove, porteranno anche linfa nuova a una società che è in grande difficoltà. Tu sei anche, oltre ad essere un sindaco, forse sei anche, e prima, papà, quindi sì, un marito, un padre di famiglia. Sì. Non ti preoccupa il fatto che i tuoi figli possano avere o non avranno forse un futuro, perché i presupposti non ci sono in questo momento? Sì, noi ormai, vedete, negli anni 70, negli anni 80, lungo il periodo anche del dopoguerra, la parola futuro era abbinata all'ottimismo, al progresso, insomma era qualcosa che era abbinata al positivo. Sì, sì. Adesso quando parliamo di futuro abbiniamo subito la parola paura, incertezza, insicurezza. Questo ci fa rivedere, ci fa pensare. Quindi rispetto a questo futuro siamo in una posizione
un po' di difesa, siamo in una situazione in cui non riusciamo a capire cosa succederà. L'incertezza del futuro ormai è l'idea che passa a tutti noi davanti, poi i giovani insomma sono veramente... tuttavia c'è una speranza, io sono uno che comunque ho sempre pensato in termini ottimisti e positivi. Anche se dicono che i comunisti non sono ottimisti, però tu non sei un comunista di quello stampo. No, io sono un comunista italiano che condivido tantissimo la moderno, Costituzione. Posso aggiungere? Condivido tantissimo la Costituzione, la nostra Costituzione è moderna. Mi è piaciuta tantissimo Benigni, quella lezione di Benigni andrebbe fatta in tutte le scuole, anche all'università, perché è il modo più facile di comunicare e di arrivare anche ai ragazzi. E quindi la condivido perfettamente quella Costituzione e voglio essere da questo punto di vista, come dire, coerente con quello che c'è scritto nella Carta Costituzionale. Quindi il mio comunismo è coerente con quella carta. Poi adesso insomma ci chiamiamo PD, ma non mi fa schifo essere chiamato comunista. Se il comunismo è come lo intendo. Infatti nemmeno una sorta di provocazione, ma ho visto che ha fatto il solletico. Quindi ma ti dico di più, posso dire di più? Ancora nel mio paese, nonostante il mio percorso, insomma, mi chiamano il comunista. Quindi, sì? Perché provengo dal partito, io ero la Federazione Giovane Comunista, poi ero del Partito Comunista, quindi vengo da lì. E ancora il comunista. A proposito di diciamo del tuo comune, intanto Marineo soffre, insomma, la crisi come lo soffrono tutti gli altri comuni. Abbiamo detto poc'anzi, taglio. So che il bilancio ancora non è pronto per varie necessitudini, forse anche qualche attacco trasversale, se così si può definire. Sì, ma guarda, ne parlavamo prima, però non è distante da quel ragionamento che facevamo prima. La politica è anche responsabilità, assumere responsabilità. Credo che la responsabilità, in questo caso, da parte di consiglieri, di gruppi politici, non ci sia. In un momento di crisi, in un momento di difficoltà, dovuta ai tagli dello Stato, dovuta ai tagli della Regione. Piuttosto che fare un passo indietro e pensare alla società civile, in un momento in cui c'è la crisi bisogna mettersi insieme, al di là delle appartenenze anche politiche, e dire va bene, superiamo questa crisi. Anche una piccola comunità, anche un piccolo comune, mette insieme tutte le energie, tutte le forze per superare la crisi. E allora dico, non potevamo chiudere il bilancio perché non c'erano le risorse per chiudere il bilancio garantendo tutti i servizi. Ho chiesto al Consiglio Comunale, perché è competenza del Consiglio Comunale, di istituire l'addizionale comunale, sia pure salvaguardando le fasce deboli della popolazione, quelli con reddito più alto. E anche di aumentare qualche punto dell'IMU, però noi l'abbiamo a minimo l'IMU, 4 per 1000, 7,6, quindi ho detto... In questa situazione, dovendo garantire ancora i servizi, aumentiamo per far arrivare qualche risorsa in più al comune stesso. Salvaguardiamo le fasce deboli, salvaguardiamo la prima casa, salvaguardiamo le fasce deboli della popolazione per quanto riguarda l'addizionale, ma assicuriamo a tutti i cittadini i servizi che abbiamo assicurato finora. Bene, questo non l'ha voluto fare il Consiglio Comunale, dicendo che non è giusto tartassare i cittadini. E questo è un atto invece di responsabilità e iniquo rispetto ai cittadini, perché in un momento di difficoltà, agganciamoci di nuovo a quello che diceva Bersani, chi è più ha, più deve mettere. In una comunità, chi più ha, più deve mettere, in un momento di crisi, di difficoltà, che evidentemente sta attraversando tutta l'Italia. E invece no, in maniera populista si dice no, il Consiglio Comunale non aumenta le tasse. Non aumenta le tasse, ma abbiamo dovuto tagliare i servizi. E quindi alla popolazione più debole non arrivano i servizi. Tra l'altro io credo che non c'è un sindaco che una mattina si alzi e dice aspetta, mi metto a tartassare. Ma pensate, io per divertimento. Ma io che andavo verso le lezioni, figuratevi, io devo... Ah, tu sei giustamente, ora di questo ne parleremo. A maggio ci saranno le elezioni amministrative, figurate se... Ma tu sei di secondo, secondo pelo o di primo pelo? Di primo pelo, sono ancora di primo pelo. Figuratevi se io, insomma, avevo interesse a mettere... Tant'è che Marineo, ancora fino a quest'anno, è stato l'unico comune che non ha ancora messo l'addizionale, non ha istituito l'addizionale. Marineo è uno dei pochi comuni che ha l'aliquota al minimo, tutti gli altri comuni attorno a noi hanno tutte le aliquote a massimo per quanto riguarda l'addizionale, quindi parliamo di 10 per 1000, hanno l'aliquota a massimo per quanto riguarda l'IMU, hanno la TARSU a un certo livello. Fa paura, parliamo di 3,80 metro quadrato, 3,80 metro quadrato. Cavolo! Quindi ti sposti da Marineo, 5 km sotto, 5 km ti trovi queste aliquote. Marineo diventa l'isola
che non ha queste aliquote. Cioè, un cittadino che ha 100 metri quadrati di casa, che ha un reddito di 20.000 euro, che regolarmente, come tutti gli altri, quindi vive una vita comune, al proprio comune versa 800-1.000 euro in più di quanto versa un cittadino di Marineo. Ma il cittadino di Marineo paga solo il minimo, paga la TARSU al minimo. Quindi questo minimo, piccolo sforzo poi, in più ci poteva stare benissimo. Ci sono stato altre per volte, salvare... Ecco, perché non fare questo piccolo sforzo significa rischiare di andare in dissesto, e quando va in dissesto o quando viene il commissario perché non approvi i bilanci, il commissario in ogni porta caso le aliquote tutte a massimo. Certo. Abbiamo l'esperienza di Misilmeri, abbiamo l'esperienza adesso di Cefalù, quello che sta succedendo a Cefalù, il comune che non riesce più ad equilibrare il bilancio va in dissesto, quindi aliquote a massimo e gli operatori turistici non riescono più a lavorare. E hanno chiuso le serrande, hanno serrato. Quindi le porte. Questo, per dare un messaggio chiaro anche agli stessi spettatori nostri, telespettatori di Marineo, cioè questo potrebbe causare più danni che richiedere un minimo di coraggio in più. L'ho spiegato, ma la vuoi sapere una cosa? L'ho detto nella trasmissione, perché io l'Assemblea Cittadina li faccio, c'è una televisione privata vicino Marineo, quindi da lì arriviamo a tutti i cittadini. Puoi anche dire il nome, noi non abbiamo difficoltà. No, mandiamo i saluti. Solo quella da TSE, Telescout TSE. Europa. Quindi. Salutiamo gli amici Telescout Europa. Non è un problema, non temi la concorrenza. No, sono democratico anch'io poi alla fine. Lo sapete, per chi legge dall'esterno, potrebbe sembrare che questo atto di responsabilità da parte del Consiglio Comunale sia un atto di egoismo, diciamo, che possa rappresentare Marineo egoista rispetto alle fasce deboli. In realtà il Consiglio è una cosa, la popolazione è un'altra cosa, perché la popolazione, i cittadini erano con me nel dire vabbè, si poteva mettere qualcosa per salvaguardare l'assistenza domiciliare, per salvaguardare l'assistenza alla comunicazione, per continuare ad avere il servizio scolastico, si poteva mettere qualcosa, eravamo disponibili. Allora è venuto fuori una Marineo che è rappresentata dal Consiglio Comunale, egoista, chiusa, non aperta a queste cose, e una Marineo che sono i cittadini, che invece sono, vi posso assicurare, che sono un'altra cosa. Sono abbastanza solidale, Marineo è una comunità molto aperta, molto solidale, ci sono tanti gruppi, tante associazioni, attualmente ognuno fa la propria parte perché la crisi si sente nell'entroterra, lo fa in silenzio, molta gente lo fa in silenzio, lo fanno attraverso le associazioni religiose, lo fanno attraverso le associazioni cristiane che ci sono, insomma si muovono e lì c'è la Marineo vera, che è quella solidale. In Consiglio Comunale c'è la Marineo purtroppo irresponsabile, la Marineo egoista. Ecco, e io l'ho voluto sottolineare questa cosa, l'ho detto, perché non voglio che il mio paese passi, la mia comunità, i miei cittadini passino per egoisti, per furbacchioni, ecco. Non avere questo messo l'addizionale, fare i furbi. A tal proposito sto leggendo appunto da questa brochure che mi hai mandato che comunque il Natale non è nemmeno poverissimo, voglio dire, ci sono un sacco di attività che state facendo forse con piccole spese, a calcio e pugni. Io molte volte ti ho incontrato agli assessorati a fare calcio e pugni per avere qualche contributo, insomma, a portare avanti. Ma è stato così, infatti è stato nel passato così, quest'anno neanche gli assessorati ci possono dare aiuto perché c'è stato anche un cambio di guardia, anche se voglio dire voi come PD siete dentro il governo regionale, no? I rubinetti sono chiusi per tutti, al di là della guardia che c'è attualmente, come dici tu, i rubinetti sono chiusi per tutti, gli assessorati non hanno disponibilità di spesa, quindi abbiamo dovuto fare da noi, ma fare da noi significa non solo il comune, e tu vedi il circuito dei presepi, le città dei presepi. Sono 8 presepi artistici più quello vivente. Quello vivente, per esempio, è ridotto, è più piccolino rispetto agli altri anni. È stato fatto in un altro posto. Sempre meglio che non farlo. No, ma la gente se l'aspetta, è giusto averlo. Ma devo mettere in risalto che le associazioni qui fanno un lavoro enorme. Noi abbiamo sempre lavorato con avuto questa grande disponibilità. Ogni associazione ha assicurato l'allestimento di un presepe. Ci congratuliamo con le associazioni a questo punto. Da questo punto di vista, tutte le associazioni, ma anche il presepe vivente è stato un mix di componenti di tutte le associazioni che ci hanno dato una mano. E adesso, anche in piccolino, l'abbiamo realizzato. Verranno a Marineo tanti cittadini perché il nostro paese è vicino alla città, quindi la gente poi di pomeriggio, insomma, anche nelle feste esce, vuole venire a vedere il presepe, si fanno il giro, è giusto che trovino l'accoglienza dovuta. Quindi questo Natale sarà sobrio, tranquillo, però ci sarà un sobrio Natale. Ma ci sarà, i presepi artisti sono da vedere,
perché sono un po' particolare, c'è un lavoro veramente enorme dei gruppi, delle congregazioni, insomma, sono anche organizzati bene, non sono prettamente tradizionali. Sono stati messi alcuni meccanismi elettronici, anche meccanici ed elettronici. Quindi c'è la manualità, ma c'è anche, anche la tecnologia. Sì, è stata usata anche la tecnologia, la meccanica, quindi sono delle cose graziose. Bene, invitiamo allora tutti i nostri amici siciliani a fare un salto a Marineo. Anche grazie, per farsi qualche un percorso anche di gusto, perché là ci sono tante cose tutti buone. Tutti conoscono la nostra cucina, i nostri ristoranti, le nostre attività. Quindi chi viene a Marineo, insomma, viene volentieri e ne rimane sicuramente innamorato. Innamorato. Allora Franco, siccome mancano 5 minuti a chiusura di questa trasmissione, io una cosa te la devo chiedere. Tu hai parlato molto di volti nuovi e tu sei un volto nuovo e sappiamo che in queste primarie del PD sei stato coinvolto o faccio errori? Sì, sono stato coinvolto all'ultimo minuto, proprio insomma l'altro ieri è venuta la deroga perché c'era questa volontà del... Anche questo è un passaggio importante, perché tu non sei mai stato deputato, mi pare, No, da questo punto di vista... Quindi sei anche lì come primo pelo, di primo pelo. Insomma, no, c'è stata una vicenda un po' travagliata, perché in un primo momento queste regole non le sapeva nessuno, avevano detto che i sindaci non si potevano candidare, i sindaci superiori a 5.000, i comuni superiori a 5.000 abitanti non si potevano candidare. Però c'era un motivo specifico per questa cosa? Ma ognuno l'ha pensata come l'ha voluta, ma è ovvio che i sindaci hanno più popolarità degli altri. Ma comunque tu ti sfidi con deputati uscenti, insomma, non è che sono tanto scarsucci, voglio dire, sarà una bella battaglia. Sì, certamente, se avessero messo tutti i sindaci nelle liste, probabilmente quegli uscenti avrebbero avuto qualche difficoltà. E voi l'avete fatta per concorrenza Berlusconi questa cosa dei sindaci? No, noi l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatta prima, tra l'altro. Prima che uscisse. Qualche giorno fa. L'ha fatta prima. E, infatti c'è stata una discussione nel Comitato Nazionale Elettorale per questa vicenda, alla fine hanno concesso le deroghe, quindi io all'ultimo minuto sono riuscito ad avere questa deroga e quindi la mia area mi ha indicato come candidato. Attenzione. Possiamo dire che la tua area Sì, l'area Cracolici ha indicato. Considera che siamo stati il partito, l'unica area che si è rinnovata veramente, perché Costantino Garraffa, che ha fatto bene il suo lavoro e che è stato nelle commissioni, ha fatto un buon lavoro, il senatore Garraffa si è fatto un passo indietro. Ah, lui ha fatto un passo indietro. Ed è uno dei pochi che ha fatto un passo indietro, lui poteva candidarsi tranquillamente, aveva le carte in regola per fare. No, perché lui non ha tre legislature, allora è una legislatura, perché la seconda era dimezzata, quindi in realtà era una legislatura, avrebbe potuto chiedere di nuovo di essere candidato regolarmente, anzi era candidato di diritto. Gli uscenti, ma tu sei l'unico sindaco candidato in questo? No, ecco, la mia area ha scelto una cosa importante, ha scelto un'innovazione straordinaria, perché abbiamo scelto di mettere due sindaci, quindi abbiamo anticipato quel discorso. Quindi avete fatto la pelle due volte praticamente. Scelto prima, due sindaci, un uomo e una donna, parità di sessi. Quindi che è la sindacessa? Magda Cudotta, che è la sindaco più giovane d'Italia. Non conosco comunque. È sindaco di Pollina. E l'area quindi sta portando queste due candidature, scambiamo in un ticket insieme, proprio perché vogliamo portare questa freschezza, questa voce, ecco, dei sindaci portata in Parlamento. Secondo me, guarda, se ci fossero più sindaci, ci fossero stati anche nel passato più sindaci in Parlamento, non sarebbe avvenuto quello che è avvenuto. Parliamo sempre filtrando qualità, competenza, ovvio, onestà, ovvio. Trasparenza però, e quant'altro. Però te la do in una battuta. Nel Parlamento i sindaci non avrebbero mai votato un taglio agli enti locali del 30% del trasferimento. Tu puoi tagliare, puoi ridurre il 5%, 10%, 7%, non puoi fare un taglio trasversale in questo modo. I sindaci non l'avrebbero mai votato, perché i sindaci capiscono, conoscono, vivono ogni giorno le difficoltà della gente. Te l'ho detta così come battuta, ma i sindaci possono portare il loro grande bagaglio di esperienza che hanno sul territorio, lo possono portare in Parlamento, perché molte leggi, guarda, molte cose sono fatte e non sono fatte perfettamente per come dovrebbero essere fatte. Proprio perché c'è quell'ignoranza su quell'argomento. Perché chiamiamola ignoranza pure. C'è quella distanza. Perché sono due le cose, o ignoranza o è cattiveria. Io penso che sia più ignoranza. Allora lo sforzo che abbiamo fatto, ecco, siamo l'unica area ad avere
che ho presentato due volti nuove rispetto alle altre aree. Ma chi vi vota poi, Fra? Scusami questa mia curiosità. Vi vota chiunque? No, la platea è semplicemente quelli che hanno votato alle primarie del 25 novembre. Ah, solo loro che si sono registrati, anche se non hanno votato, ma che si sono registrati il 25 novembre. E poi ancora gli iscritti al partito, se non avevano votato, se non sono già quella platea. Essendo iscritto al partito possono votare. Iscritti al partito del 2011. E quindi è molto ristretta la platea, Francesco, molto ristretta. Sia pure ristretta la platea, però questa volta tutti sono in gioco, deputati uscenti, quindi tutti partono dal nastro di partenza. Uno strumento di democrazia altissimo, di altissimo profilo, senza ruffianismo alcuno, perché non me ne frega assolutamente un tubo. Abbiamo dovuto supplire alla legge Porcello, al Porcello di Calderoli, che è veramente un porcello. Bersani secondo me ha fatto bene a non chiudersi e a non fare quello che sta facendo o quello che farà Berlusconi, che ha voluto Berlusconi che questa legge restasse. È ovvio, perché lui l'unico potere che ha adesso sui deputati è solo quello. Se avesse perso pure quello, è chiaro, gli sfuggiva tutto di mano. Quindi quella legge gli dà ancora lo scettro in mano di decidere chi si candida e chi non si candida. Bersani ha superato questa cosa, ma già si era messo in gioco prima lui stesso quando si mette in gioco con Renzi. Quindi da questo punto di vista vedete i segni di rinnovamento, le idee di rinnovamento, le aperture, il cambiamento, per così dire, ecco, non la rottamazione, ma sicuramente il rinnovamento della politica anche delle volte c'è nelle idee di Bersani e c'è in tutti noi, insomma, il gruppo che stiamo sostenendo questa battaglia. Tutto questo servirà ad affrontare il viaggio più difficile, che è quello di risollevare l'Italia. Dico, non è molto semplice quello che... Dico, se andrà in porto lo sai che ti aspetto un lavoro serio, sì, eh? Sì, 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 ma di grande tu sei uno che non si risparmia al lavoro, questo sì, di grande responsabilità. Vedere direttamente, perché qualche volta sono stato nel tuo comune e conosco bene ecco. quanto ti adoperi. Però dico, non ti aspetteranno momenti felici, no, sai bene che... Ma questo è uno dei momenti più difficili per l'Italia, per il nostro paese, ma anche per gli altri paesi, per alcuni paesi europei, la Spagna, la Grecia... E noi viviamo proprio un momento di crisi per cui bisognerà mettere in campo politiche nuove. E Bersani nei suoi 10 punti li ha dettate, ma ci vuole l'aiuto di tutti e il sostegno di tutti. E ci vuole soprattutto da parte di tutte le forze politiche, responsabilità. Io adesso non so cosa succederà. Vinceremo le elezioni, non vinceremo le elezioni, non lo so cosa succederà. Fatto sta che queste elezioni determineranno la possibilità di avere un governo nuovo, di avere una speranza nuova per gli italiani. E credo che questa speranza, insomma, il Partito Democratico lo può dare per i valori che esprime, per i principi che esprime, per la storia del nostro partito e per la responsabilità che abbiamo sempre dimostrato in Italia. Bene, ringraziamo Franco Ribaudo per essere stato oggi con noi. Ti facciamo a questo punto un in bocca al lupo proprio perché sei presente oggi nel nostro studio di Palermo. Volevo fare gli auguri appunto a tutti di buon Natale, un sereno anno nuovo. È un Natale particolare, per noi il Natale cristiano è stato un po' anche paganizzato, però mai come in questo momento gli auguri sono auguri di serenità. Di serenità e di speranza. Ognuno questa parola speranza la può interpretare come vuole, gli vuole dare anche il significato della fede, ma la speranza in senso più laico possibile, in senso più generale possibile. Non dobbiamo perdere la testa, questa è una fase difficile per tutti, dobbiamo avere la capacità di pensare che il prossimo anno ci può essere un cambiamento, ci può essere un cambiamento in cui ognuno di noi potrà trovare la giusta soddisfazione della vita. E mi auguro appunto che la serenità del nostro cuore insomma ci porti a tutto questo. Bene, buon Natale. Grazie a tutti e auguri. E auguri. Grazie. A posto. Aspetta. L'ho riaperto perché c'era quella fontana, non te la conto perché non volevo fare politica. Ho fatto economia con un imprenditore, ormai mi si cade nel sito, quindi abbiamo parlato di imprese, cose. Ho dato questo spazio solo a te, alla vicina, quando si andrà oggi, domani, dopodomani, difese. Bello, bello. Ciao, buona, buona. L'hai sopportato alla grande. No, è vero.